eu comei quimpi das nevoni, quimpi vai venta qua da abril. Con il mortaio Bricchio da 45 faceva il mortarista, era un mortaio d'assalto. Al 21 di dicembre ho dovuto partire e andare soldato. Passò giù da Seriana, andavo a guardare i bricchi da qui e da lì, a guardare un po' dappertutto e che vuole molto più. Quando ha mosso la prima ruota, tutto un pianto, tutto un grido, mi viene a piangere anch'io. Guarda che a partire da Garesi e legarti le scarpe che perdevi le suole sotto, era brutto ed inverno. E sono venuto a casa con quelle scarpe là ancora. Per arrivare al Don c'erano 800 km che ci siamo imbarcati tutto a piedi, facendo 40, 45, 35 km al giorno, secondo. E un giorno dopo l'altro ci avevo messo una ventina di giorni per arrivare al Don di lì. Quando siamo arrivati a Ruso, ne abbiamo visto tutti i colori. L'assalto che ci hanno dato non era mica a un chilometro, era tu per tu, sparare e cercare di colpire, altrimenti era guaio, sì. E poi invece verso 10-11 gennaio ha sferrato l'attacco decisivo su Rossos e anche lui ha fatto la tenaglia. E durante il primo attacco ci sono rimasto ferito al piede destro, alla gamba destra, con una raffica di parabellum. Abbiamo trovato una donna e ci ha regalato una cleba. Cleba sarebbe un pane che le fanno in casa, è grosso più o meno come la ruota di una carriola, per mangiare durante la ritirata. Siamo vestiti, abbiamo messo tutti i panni addosso più possibile, io avevo tre paia di mutande, addirittura quelle di lana indosso. E sono andato in ritirata fin tanto che poi siamo arrivati a Stalino, più di una settimana abbiamo marciato. Quando sono arrivato alla persona croce, ho visto il campanile di Malari. Lì è stato brutto. È venuto proprio. Venuto l'8 settembre, Germania in prigionia, Bremenfield, campo di concentramento. Di Matteo Scaier passavo, ero un te aduto, te passavo, tu, vieni qui. E non tirano fuori con la quantità che io ho bisogno. E non fanno un'altra volta che non mandò né spedire a lavorare, via. Chi è un campagna, chi è un fabbrico e via. È quello che abbiamo visto. Quello che abbiamo visto.